Mi chiamo Rosalba Marino, sono un medico chirurgo specializzato in allergologia, pratico da sempre, dal 1989, l'allergologia in strutture del Veneto, in particolare la mia zona di lavoro è fra Padova e Venezia. Sono stata negli anni dell'università immunologa in patologia generale all'Università di Padova. Successivamente ho perseguito una formazione internistica lavorando 6 anni in una medicina generale all'ospedale di Padova e pratico la specialistica allergologica dal 1989 a tutt'oggi. Durante tutti questi anni mi sono occupata per un breve periodo anche di medicina generale per 3 anni e di continuità assistenziale per circa 17 anni. Adesso attualmente dal 2006 mi sono dedicata alla mia attività è dedicata esclusivamente alla cura, alla diagnosi e alla cura delle patologie allergiche. L'allergia è una patologia infiammatoria, quindi è una reazione esagerata nei confronti di una sostanza, quindi che può essere un alimento, un polline, eccetera. Quindi è una reazione specifica. È una reazione che fa seguito all'incontro dell'anticorpo di classe IgE che viene prodotto nel soggetto allergico con l'allergene, con la sostanza. L'allergia si sviluppa fondamentalmente perché l'allergico produce questi anticorpi che noi chiamiamo IgE, che si vanno a piazzare come soldati al fronte. E stanno piazzati sulle cellule in attesa che arrivi il nemico. Il nemico è l'allergene. Quando l'allergene arriva, attenzione, parte la reattività immunoallergologica e quindi parte la reazione infiammatoria da cui poi i sintomi. Quindi questa è l'allergia, è una patologia ben definita, è una patologia che negli ultimi anni è stata sviscerata perché anche con lo studio dei molecolari, con lo studio delle citochine, con lo studio delle cellule. Quindi nulla, io dico sempre che c'è molto da sapere e da studiare in ambito allergologico, però negli ultimi 20 anni, 22 anni, si sono fatti veramente dei notevoli progressi nell'ambito della conoscenza patogenetica. L'intolleranza invece è, io dicevo sempre, quando un periodo che facevo relazioni sia per i medici di assistenza primaria, per colleghi o comunque relazioni specifiche inerenti all'argomento, quando mi si affidava questo argomento, allergie alimentari e intolleranze alimentari, per la chiarificazione appunto, cominciavo, esordivo dicendo uno spettro si aggira per gli ambulatori dell'allergologia italiana, lo spettro delle intolleranze alimentari. Perché? Perché fino in questo diciamo, ambito si inserisce di tutto, si va dal disagio alimentare, quindi all'ortoressia, al disagio psichico, alla carenza di enzimi digestivi, alla carenza ad esempio della lattasi. La carenza della lattasi definisce l'intolleranza al latte. Quindi noi abbiamo già in questo ambito una grossa distinzione da fare. Allergia al latte vuol dire che produco un meccanismo specifico, quindi produco degli anticorpi di classe IgE contro il latte. Intolleranza, non digerisco il latte, non riesco a dividere il latte nei mattoncini assorbibili perché mi manca l'enzima che si chiama lattasi. Si spegne il tasto del gene che lo produce, non sappiamo perché e non sappiamo neanche se si può riaccendere. Lei non se ne accorge, lei non lo può sapere, cioè deve rivolgersi a uno specialista in allergologia, un gastroenterologo che abbia delle competenze allergologiche, un internista che sappia riscontrare, trovare le cause dei sintomi, perché i sintomi spesso si sovrappongono. Diciamo che l'allergia alimentare ha dei sintomi ben precisi. Mangio quell'alimento e posso avere, ad esempio, già bruciore in bocca. Questo caratterizza la sindrome orale allergica. Ad esempio, se un soggetto è allergico al kiwi, mangiando il kiwi già può sentire che ha un
la mucosa orale, quindi parliamo di labbra, lingua, eccetera, palato, brucia, fa prurito. Quindi questa è una classica sindrome orale allergica da kiwi. Mentre invece nell'intolleranza alimentare abbiamo dei sintomi più larvati. Abbiamo gonfiore addominale, che diciamo è un sintomo che può nascondere tante insidie. E possiamo avere turbe dell'alvo, quindi diarrea o stitichezza, ma mai diciamo la forma orale allergica o la forma diretta. Ad esempio, quando un soggetto è allergico al latte veramente ed in maniera grave, può avere sintomi anche solo respirando le proteine del latte. Ad esempio, abbiamo avuto un caso pilota in Veneto di una ragazza che ha avuto uno shock anafilattico passando davanti a un caseificio. Quindi, cosa c'entra questo con la differenza tra allergie e intolleranze? C'entra, perché vuol dire che il meccanismo è di natura specifico. Cioè io ho dei soldati piazzati nelle mucose che aspettano il nemico e sparano quando vedono arrivare l'allergene. Nelle forme gravi, ma è sufficiente che l'allergene arrivi anche in forma aerea. Nelle forme invece di media gravità, arriva attraverso diciamo, l'ingestione. È ovvio che ci sono anche delle forme di ingestione, penso ad esempio all'allergia alle arachidi, che possono dare sintomi molto eclatanti di anafilassi. L'intolleranza alimentare non porta mai a sintomi gravi, l'intolleranza alimentare porta a sintomi fastidiosi, è lì che si gioca la differenza, ma è una differenza che coglie il medico, quasi mai il soggetto, perché il soggetto che ha il gonfiore addominale si rivolge a noi proprio perché non riesce a capire che tipo di disturbo ha. Non so se sono stata chiara, ma l'argomento di per sé è già nebuloso, per cui diciamo, la prima cosa da chiarire, e diamo atto anche alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che negli anni scorsi ha prodotto un corso FAD per tutti i medici d'Italia in cui proprio venivano formalizzate gli itinerari diagnostico-terapeutici, quindi con particolare riferimento all'intolleranza al latte. Beh, nell'ambito delle intolleranze attraverso le diete specifiche, oppure aggiungendo gli enzimi mancanti. Ad esempio, nell'ambito dell'intolleranza al lattosio è possibile assumere la lattasi, cioè l'enzima che è di sintesi, un po' come l'insulina nel diabete, per intenderci. 30-40 minuti prima del pasto che il paziente non riesce a governare, perché il latte purtroppo è un allergene nascosto, quindi è contenuto in piccole proporzioni anche in alimenti che mai sospetteresti, oppure se il soggetto deve mangiare magari un latticino o bersi un caffè macchiato. Cioè l'assunzione dell'enzima lattasi fa sì che nella mucosa si sviluppi la scissione del latte nei mattoncini che poi vengono assorbiti. Questo per quanto concerne l'intolleranza vera, quindi l'intolleranza enzimatica. Per quanto concerne invece le intolleranze nei confronti degli alimenti, lì apriamo, diciamo, questo capitolo per cui abbiamo anche test alternativi, non sempre validati dalle nostre società di appartenenza. E comunque quello che si dice al paziente è che una volta esclusa la patogenesi immunoallergologica, una volta esclusa l'intolleranza al lattosio, per non entrare poi nel capitolo della celiachia, ma anche l'allergia al grano, l'intolleranza al grano, merita proprio un tempo, diciamo, solo ed esclusivamente per queste patologie. Quindi, nell'ambito dell'intolleranza, se il soggetto alla fine viene riscontrato affetto da intolleranza ad un cibo, colli dei medici cosiddetti alternativi, viene escluso per un periodo di tempo e poi eventualmente reintrodotto e si vede l'effetto che fa. Mentre invece per il soggetto allergico vero, quell'alimento va abolito. Oppure se è una forma leggera ci sono dei farmaci, insomma. Anche qui richiederebbe l'allergia alimentare una trasmissione a sé. Sì,
Sì, la patologia allergica, sì, l'allergia alimentare, sì. L'intolleranza al lattosio, non diagnosticata può portare a delle infiammazioni devastanti dell'intestino che persistono per anni. La celiachia non diagnosticata e non curata, può portare anche a emorragia. In questo ambito è una patologia abbastanza grave, la celiachia, se non riconosciuta, ecco, non curata adeguatamente.